A Stilo, in località Madonna delle Grazie, di fronte a questa bellissima chiesa, per inaugurare una campana in disuso. Vero Mario? Sì, siamo nel tempietto dedicato appunto alla Madonna delle Grazie. È un tempietto, una chiesetta rupestre, ecco, che è del XV-XVI secolo, non la data certa non è appunto stabilita. Siamo qui perché è da quasi un decennio la campana, che appunto annunciava le varie festività che si facevano specialmente nel mese di maggio, era in disuso, perché col tempo si è un pochettino rotta nel senso il legno è stato un pochettino, si è marcito, quindi la campana di conseguenza non poteva suonare. Quindi insieme al nostro caro Don Salvatore abbiamo deciso di, insieme a un gruppo di volontari, di dare vita e dare voce a questa campana, perché era un pochettino assurdo avere una chiesetta e non avere quello che è la voce dei fedeli, cioè la voce di Dio, in questo caso la campana. Quindi si è un pochettino... abbiamo collaborato un pochettino tutti affinché questa campana appunto diventasse, stasera c'è appunto l'inaugurazione della campana della Santa Messa. Questa è poi l'unica chiesetta dedicata a Maria qui a Stilo, e c'è una bella caratteristica per quanto riguarda la pittura. Sì, non è la, è anche c'è la Madonna della Pastorella dedicata a Maria, quindi diciamo che Stilo ha un rapporto privilegiato con la Madonna, no? Vedi la Madonna delle Grazie, appunto dove ci troviamo, vedi la Madonna della Pastorella, vedi il culto dedicato alla Madonna dell'Immacolata Concezione, vedi pure il culto dedicato e con tanto pathos alla Madonna dei Sette Dolori, alla Dolorata, no? Quindi Stilo, diciamo che ha un buon rapporto con qui, appunto ci troviamo, c'è la Madonnina, è un affresco detto a Sinopia, perché per la caratteristica del disegno stesso, della pittura stessa, quindi è una bella fattura, quindi è la Madonna appunto che allatta il bambino ed è classico della Madonna appunto delle Grazie.